per la nostra fantastica lezione. Come vi dicevo, come vi ho scritto in realtà, perché non nel gruppo, magari alcuni sono fuori, oggi facciamo Somo e Milza, perché comunque nutre, come dice, i reni e tanti altri organi, quindi andiamo su questo esercizio e basta, lo facciamo, basta, comunque le fai del tempo, andiamoci da fare. E buongiorno, allarghiamo i passi, mani sui fianchi, petto e spalle rilassate, mi raccomando, iniziamo sempre a girare la testa, espirando, inspirando, espiro, torno dritto, inspiro, allungare bene la gola. A sinistra. I nuovi entrati, per cortesia, chiudete i microfoni. Una bottina che sta rimanendo. In basso a sinistra ci sono i microfoni da chiudere. Chi è appena entrato? E allungare la gola. E ruotiamo la testa verso destra, ricordiamoci ora. Due cibi, sinistra, mettiamo il mento per descrivere un cerchio, andiamo, il mento per descrivere un cerchio, rilassiamo le braccia e facciamo a sinistra e a destra prendere l'arco, si inspira e si distende nel petto e si espira, inspiro, arrotolo prendo petto e spalle, inspira e inspiro. 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 Inspiro.
Rilassa il petto. Inspira, tendo il petto. Senza forzare. Inspira. Giro bene la testa. Guardo oltre il pugno. Espira, rilassa, inspira, espira, e rilassiamo le mani. Con calma, le portiamo poi verso le spalle, le mani, ruotiamo i gomiti e pieghiamo le ginocchia. Con calma, facciamo lentamente, piego leggero. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, 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 espiro. Contrario, ruotare senza forzare le spalle, mi raccomando, ampio, inspirare, inspiro, mi distendo, la testa si distende, la schiena, le gambe, tutto il corpo si allunga verso l'alto. Premo i piedi, rilasso. Inspiro, espiro. Inspiro. Il vento muove il fiore di loto, ruotare le anche con calma. Facciamo ruotare. Nell'altra direzione. E la gru immortale si massaggia le ginocchia, quindi si avvicinano i piedi, schiena dritta, mani sulle braccia, e piano piano si inspira, si flette, si espira e si allunga. Inspira. Yes. Inspira. Expira.
Ruotare le ginocchia, busterette, con calma, ruotiamo, concentrati sulle caviglie, perfetto, bene le caviglie, e poi di conseguenza ruotiamole. Possibilmente i piedi rimangono fermi, quindi alluci, lasciateli attaccati a te. Separare le ginocchia, sempre schiena dritta, uno, e unire, uno, due, premere e distendersi, nel senso di allungare la schiena, distendendo le gambe. Mettere tensione, tutta la parte posteriore del corpo è tesa, forte. E poi lentamente, espirando, rilassiamo, scendiamo in basso e andiamo a fare. Il drago si avvolge alla colonna. Oh, comincia a arrivare un po' di luce. Ricordiamo, inspiro, apro, espiro, inspiro, espirando, torno lentamente, ampio e disteso il movimento, inspiro, espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Lentamente. Facciamo venire sul petto le spalle e i gomiti. Espira. In. Espira. In. Espira. La fanciulla flette il corpo. Passo laterale, guardiamo, piego leggermente. Apro e distendo. Vado al sotto. Flette bene il corpo. Inspirando, torno. Forza nella caviglia, stacco e rilasso, e via. In. Piego, distendo il braccio, richiamo e lascio uscire. Inspira. Concentrati sulla flessione, per sentire il fianco e tira. Inspiro. Espiro.
Inspirare. Espirare. Inspirare. Facciamo gli ultimi due. Inspirare. Inspira. Beh, siamo pronti per il nostro esercizio. Ambei jumpy go. Curve jumpy go. E quindi, ricapitolando, il mare accoglie 100 fiumi, il cervo divino accoglie la prosperità, poi abbiamo la tigre bianca sostiene la trave di colmo, nutrire gioiosamente la grande armonia. Cervo e gru, entrambi giovani e longevi. Il triplice Yang e poi il martello d'oro colpisce punti Shu. E andiamo a finire con. Non me lo dico. Vabbè, non arrivo lì. Qualcosa c'è. Ce lo faremo. Strada facendo ci ricorderemo. Ah sì, le fenici giungono con un dono, giustamente. Sempre le nostre fenici. Sono ben augurati, ci portano un dono, serenità speriamo. Allora, andiamo a iniziare sempre con la formula per la concentrazione, ricordiamoci. Yelan Renjin, Wang Lu Pao, Yi Xiu Tan Tian, Feng Qi Qiao, Wu Xi Xi Huan, Da Quan Qiao. Sen Qing Yu Yuan Piao Yin Xiao. Rilassiamo con calma, molto calma, lentamente. E andiamo a eseguire. Il mare accoglie 100 fiumi. Quindi la mano sinistra sotto. Inspiro leggero. Fino a metà petto, allo sterno. Espiro. Inspiro. Le ripetizioni normalmente sono 4, non ne facciamo di più. E ci piace l'esercizio. Inspiro. Espiro. Inspiro. Massaggio verso l'esterno, verso dal basso ventre, inspirando salgo lungo i fianchi, arrivo sempre al plesso solare, espirando premo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro.
Inspiro lentamente, con calma, massaggiare bene usando il palmo della mano, poi premere, contrarre, inspiro, chiudo come piano, adesso espirando scendo, espiro, inspiro. Espiro, sempre una leggera pressione del palmo. Espiro. Espiro. Il cervo divino accoglie la prosperità, quindi rilassiamoci, guardiamo, passo laterale, quindi piego inspirando, allargo il passo, scambio le mani. Mani, cambio le mani, richiamo il passo, distendo il corpo, mi inspiro, espiro, buonanotte, scusate, mi sono perso, distratto. Inspiro. Espirando e lascio andare il peso, distendo il corpo e torno. Inspirare. Allargo. Espirare. Distendo. Inspira. Torno lentamente, ricordate il peso è già al centro, solo cambio, controllo e distendo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. In. Controllate. Richiamare sempre controllando. Espiro. Porto il corpo in alto. In. Espiro. In. Espira. Inspira. Inspira. Espira. Inspirare. Inspirare. Un'ultima serie. In. Una sala nascende. Premo. Cambio, espiro, inspiro, espiro,
Inspiro. Espiro. Inspiro. Tirate bene la testa. Rilasso. Prendo il peso. Distendo il cuore. La tigre bianca sostiene la trave di polmo. Quindi abbiamo torsione, rotazione, scambio, scambio e poi rilassiamo. Le gambe, vi ricordate, però ci si deve accovacciare e sollevare uno dei due piedi, alternando la direzione in cui si guarda. Si guarda a sinistra per la sinistra, si guarda a destra. Ok, quindi si inizia a pedonire. Poi si fianchi. La mano cade e gira dietro. Ruotando, va in avanti. 45 gradi. Scambio. Mi giro. Sollevo. Mi appoggio. E spingo. Allungando. E lascio. E si ripete. Quindi uno sui fianchi, lascio cadere il braccio e giro il corpo. Inspiro. Il braccio ruota e vado alla parte. Scambio le mani. Alzo il piede, giro il corpo. Mi appoggio il piede, scambio le mani davanti, si scambiano davanti e ci si allunga e si rilassa. Inspira. Espira. Tiriamo sempre di più le gambe, così la facciamo lavorare i muscoli. Inspira. Espira. Inspira. Rilassa, rilassa, ispirare. Lascio, giro bene, giro dietro, 45 gradi. Torno, il braccio ruota lentamente durante tutto il percorso, 45 gradi, infilando, scambio, premo con i polsi, giro un po' il corpo, torno al centro, inspirando distendo, espirando rilasso. Inspira, lascia per ruoto, ruoto, ruoto fino a 45 gradi. Le mani si scambiano, piego e giro, mi appoggio il piede, spingendo, distendo il corpo. Espirando, lascio scendere. E l'ultima che inspira. Questa tigre ci fa bene. Inspiro. Espiro.
Inspiro. 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 Il prossimo, ricordiamoci, nutrire gioiosamente la grande armonia. Dovremo poi arrivare al punto nel collo, premere e massaggiando tornare all'inizio. Quindi percorriamo sempre la linea mediana qua del tronco. Spiriamoci un po' dentro, sì. Quindi rilassati, senza troppi pensieri, allarghiamo le braccia, piegate, e ruotiamole e portiamo avanti. La mano sinistra sotto, la destra sotto. Espirando, piego e lascio scendere le mani fino al punto Qihai. Inspiro, sollevando, espiro, premo, tornando in posizione, unisco, distendo, inspiro, mano destra sotto, ricordiamoci sotto, mano destra sotto, espiro. Inspiro. Espiro. Piego. Richiamo. Distendo. Okay. Inspiro. Espiro. Piego, piego bene, richiamo bene il passo, mi distendo. Inspiro. Destra sotto. Espiro. Porto sulle mani, inspirando, trovo il punto, espiro, stimolo, massaggio, richiamo, distendo, inspirare, ruotare bene le braccia, sempre ruotare bene, espirare. Inspira. Espira. Inspira. Destra sotto. Espirare. Andiamo adesso ai due longevi, gru e cervo, entrambi giovani e longevi. Ricordiamoci, posizione scie, incrociata, le gambe strusciano, schiene dritte. Quindi il vertice della testa sempre che spinge verso questo fantastico cielo. Ci stiamo, sì. Ci stiamo. Quindi, inspirando all'aria. E incrocio. Espirando, scendo.
premendo, premendo in basso, giro, apro il petto e le spalle, tiro bene i polsi, lascio tutto insieme. Quando le braccia scendono, il corpo si distende. Allargo, apro bene, distendo bene, braccia distese, gamba dietro. Premo spalle, gomiti e polsi. Vado giù, è il più possibile, è sempre. Inspiro. Polsi, dita unite, gomiti leggermente piegati. Aprire bene il petto. Rilassare. Inspirare. Espirare. Inspirare. Allungarsi, allungarsi bene in alto, distendere completamente la schiena. Levo. Uff, vengo giù. In. Apro, 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 apro. E in croce. Espirare. Spalle, gomiti. Polsi. Inspira. Tirare sui polsi, sollevandosi. Lascio. Espira. Incrociate bene le gambe. Poi tiro i polsi. E mi allungo, mi allungo. E lascio, lascio. Inspiro, l'ultimo. Incrocio bene. Espiro. Scendo premendo. Inspiro. Sollevo, sollevo. E lascio, lascio. Adesso abbiamo, no, prima abbiamo, sì, il martello, no, il martello, colpirsi il triplice yang, quindi ricordiamoci sempre la mano abbronzata sulla gamba bianchiccia, qua, espirando sempre, il braccio si lascia cadere, ricordiamoci, il braccio cade e con il peso, colpisce, l'importante è portare il pensiero nel punto da colpire, ci sono quattro dita sotto questo osso qui, quattro dita. Questa zona dolorosa abbastanza, ok, partiamo. Come il cervo, ricordiamo, quindi il cervo, allargo il passo e porto le mani fuori, mi sposto, chiudendo i pugni, allungo e distendo, in alto, vado su, mi allungo, poi prima lascio cadere le gambe, rilasso il sotto e poi colpisco la gamba anteriore, inspiro, allargo il passo, ruoto, mi sposto, mi chiamo, espiro. Dall'altra parte, in, e allargo il passo.
sposto, chiudo, alzo e tiro. Occhio alla mano sul fianco, questa mano qui, tenetela ben dritta e forte, lascio le gambe, espirando. Inspira. Larghezza del petto, delle mani, non troppo strette. Mentre mi sposto, ruoto le braccia, richiamo e distendo. Mi devo spostare, scusate. Inspirando, apro e sollevo, tac. Chiudo e mi sposto, alzo e incrocio, espirando, rilassa caviglie, ginocchia anche, inspira, più o meno a metà della salita, ricordiamo. Allargo il passo, sposto il peso ruotando le braccia, i gomiti stanno sotto, ricordiamoci, inspirando, espirando, quindi in, vado e allargo. Espirando, chiudo, inspirando, distendo, espirando, inspiro, espiro. E lascio. Ok, per la salute ne facciamo un'ultima serie. Sinistra, inspirare. Mi sposto. E stendo. Scusa, troppo ridosso. Colpisco. In. Espiro, in, distendo, in, chiudo, mi sposto, alzo e distendo, in, nuovo. Ok, il martello d'oro colpisce i punti su. Ricordiamo. La prima fase abbiamo il massaggio come primo esercizio. Massaggio, allargo, rimassaggio, separo. Con il passo in avanti, dritti e distesi, lentamente, allarghiamo, inspiro e poi espiro, comincio a piegare le ginocchia, vado avanti, apro la posizione, cerco il punto, schiena dritta e gamba distesa dietro, espirando, massaggiare. Inspirare, espirare, in, piego, apro, in, inspiro e poi massaggio, schiaccio con il palmo, schiaccio l'addome, unisco le mani, allungo il passo, apro e separo,
distendo la schiena, flettendo la ginocchia, la vita. Espirare. Inspirare. Mi siedo dietro, sollevando bene la punta. Richiamo. E distendo. Inspiro. Schiaccio. Piego e avanzo. Mi allungo. Caviglia. Flex, mi raccomando. Due colpi secchi. Torno richiamando, forza nella gamba, espiro, inspiro, passaggio, espiro, inspiro, distendo, alla fine di distensione apro le braccia, espiro, sempre in avanti, mi raccomando, cerco il punto, due colpi, torno massaggiando, inspiro. Prima distendo le gambe, poi apro le braccia. L'ultimo. Il martello d'oro colpisce i punti su. Massaggio. Passo. Mi allungo. Letto la caviglia, cerco il punto. Torno, inspira. Sempre massa. Espira. Massaggiare. Inspiro. Ok, ottavo e ultimo esercizio, le fenici giungono con un dono. Ricordiamo, anche in questa fase le mani a uncino, 5 dita unite e la massima flessione del polso, concentrarsi sulla flessione del polso. Il polso tira la spalla, si apre il petto e si distende leggermente. Le mani vanno verso l'esterno, là, non verso il centro. Non convergono, ma si allargano. Verso l'esterno, quindi non dietro le spalle, non dovete chiudere, dovete aprire l'azione. Ok, sempre il passo, sempre la torsione. Massima torsione a sinistra, allargando le braccia. 45 gradi, piegando e appoggiando il tallone. In basso e distendo il corpo. Ritorno al centro, la mano sinistra alternata alla mano destra, massima torsione in, piego e raccolgo, ah. Torno, scusate il contare il cinese, poi la mano, uno, giro, 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 due, appoggio, le mani sono distese avanti, avanzo, distendo.
il corpo si allunga dietro, la gamba posteriore è sollevata, la giusta solleva il tallone, si lascia le dita a terra. Scendo con il peso, inspirando, indietreggio, ripiamo, espiro, inspiro, espiro, inspira. Espiro. In. Chiudiamo l'esercizio. Sì. Concentrandosi sulla respirazione, rilassiamo il corpo. Facciamo tornare il respiro naturale. Lasciamo il patto del cuore. Lasciamo il collo e le spalle. Il petto e la schiena. La vite e le anche. Le caviglie e i piedi. Come resta la formula dell'inizio, il corpo si fa leggero come una rondine a primavera. Rilassiamo, distendiamo. Penso che sia andata, non ho idea di ore sono, ma il sole mi dice più o meno sono 10 a mezzogiorno. Masha, non ci sei più. Ci siamo. Bravi. Che ore sono, Antonella? Che ore sono, aspetta. Mezzogiorno e un minuto. Ah, addirittura. Dai. Allora il meridiano ha finito a